Allora, oggi completiamo la parte iniziale di geometria. Rispondo alla domanda riguardante le proprietà sulla retta. Allora, se ho due punti nel piano, questi individuano una e una sola retta. Questa è la definizione di retta. Okay. La retta è un insieme di punti nel piano individuata in maniera univoca da due suoi punti, qualsiasi parte che siano diversi. Detto questo, sulla retta posso stabilire un verso, un orientamento, semplicemente assumendo che A precede B. Ho due opzioni. Posso dire A precede B oppure B precede A, secondo che vado da A verso B o da B verso A. Scelto questo, cioè utilizzando l'ordinamento definito sulla retta, posso definire il segmento AB. Il segmento AB è formato da tutti i punti P appartenenti alla retta R che vengono successivamente ad A, che seguono A secondo questo ordinamento e precedono B. Quindi A precede P che precede B. I due estremi normalmente sono inclusi, cioè da A a B inclusi. Questo è quello che si intende quando si dice il segmento fatto da tutti i punti compresi tra A e B. D'accordo? Non solo, i due punti A e B definiscono tre parti della retta, la dividono in tre parti. A parte il segmento c'è l'insieme di tutti i punti che seguono B e tutti i punti che precedono A. Queste sono due semirette. Ok? Per definire una semiretta è sufficiente un punto. Un punto sulla retta divide la retta in due parti, ciascuna delle quali si chiama semiretta. Ok? Non solo, qualunque punto io prenda sulla retta, esistono sempre almeno un punto che la segue e almeno un punto che precede quel punto. Okay? Scelto B ovunque sulla retta, sono certo che c'è almeno un punto che segue B e almeno un punto che precede B. Se ce n'è sempre almeno uno, ce ne sono infiniti in realtà, e questo si riassume dicendo che la retta è illimitata. Mi metto a camminare sulla retta e non trovo mai un punto dove c'è scritto il cartello fine. Ok? Attenzione a non confondere infinito e illimitato. Mentre il segmento è limitato, ok, perché c'è un punto B che segue tutti i punti del segmento e un punto A che precede tutti i punti del segmento. Sono i due estremi. Tutti i punti del segmento sono limitati dall'estremo A e dall'estremo B. Sono infiniti, ma l'insieme è limitato. Non è la stessa cosa dire infinito e dire illimitato. Ok? È chiaro? Questo l'abbiamo già visto anche l'altra volta. Se prendo un punto nel piano e da questo prendo una semiretta o A e un'altra semiretta che abbia la stessa origine o stesso vertice, queste due semirette aventi lo stesso vertice o la stessa origine dividono il piano in due regioni. Ciascuna delle due regioni si chiama angolo. Gli angoli vengono indicati da lettere greche minuscole. Alfa e beta, per esempio. Ok? Ripeto, se prendo due semirette con la stessa origine, queste due figure, due semirette, dividono il piano in due parti, ciascuna delle quali è un angolo.
la misura degli angoli, tra un poco fermato con i segmenti, è frutto di una convenzione, è il risultato di un processo storico. Ereditiamo l'unità di misura dalla civiltà mesopotamica di circa 5-6 mila anni fa. Quando considero le due semirette o a piccolo e o b piccolo, immaginate di sovrapporle, ok? Allora ottenete questa figura, o A è sovrapposta a B, e questo definisce due angoli, quelli di prima, uno che misura 0 unità, 0 gradi, l'angolo di prima alfa, prima era alfa, diventa 0, l'altro angolo, e qui sta l'eredità mesopotamica, misura 360 gradi, l'unità di misura dell'angolo è il grado. I due angoli prendono il nome di angolo nullo alfa e di angolo giro beta. Angolo giro, è abbastanza chiaro il perché. All'angolo giro si attribuisce il valore di 360 gradi. Questo deriva dal fatto che l'unità di misura di quel tipo di angolo era un'unità di misura sessagesimale, di 60 in 60. Grazie mille. Ok? Per la stessa ragione, se ho due semirette opposte, cioè che giacciono sulla stessa retta, in questo vertice O, i due angoli individuati sono entrambi angoli piatti. L'angolo piatto ha ampiezza che è metà dell'angolo giro. E quindi vale 180 gradi. Ciascuno dei due. Ok? Se invece divido l'angolo giro in quattro parti, come quando ho due rette perpendicolari, due rette R ed S, sono perpendicolari se sono secanti e incontrandosi formano quattro angoli tutti della stessa ampiezza, necessariamente 90 gradi, e questo si chiama angolo retto. D'accordo? Questo sicuramente lo sapevate già. Se due angoli diversi hanno in comune solo un lato, cioè una delle due semirette, ad esempio i due angoli alfa e beta hanno in comune solo la semiretta OB, che hanno lo stesso vertice e solo e tutto il lato B in comune, ok? Cioè l'angolo alfa e l'angolo beta hanno il lato OB in comune, si chiamano consecutivi. Due angoli sono consecutivi se e solo se hanno tutto e solo un lato in comune. Attenzione! O, A, B, C. L'angolo alfa
e l'angolo gamma non sono consecutivi perché hanno in comune tutto l'angolo alfa, non hanno in comune solo il lato O. Ok? Questi gamma e alfa non sono consecutivi. Perché hanno in comune l'intersego. Punto alfa. Per essere consecutivi devono avere in comune solo un lato e solo quello. Analogamente non sono consecutivi questi. O, A, B, C, alfa e beta. Questi due angoli non sono consecutivi perché hanno in comune solo parte di un lato. Hanno due vertici diversi, due origini diverse. Se due angoli consecutivi hanno il lato non in comune che forma, i due lati non in comune che formano una unica retta, un esempio questo, i due angoli alfa e beta hanno in comune OB e gli altri due lati sono appartenenti alla stessa retta, allora si dicono adiacenti. Alfa e beta sono adiacenti se sono consecutivi, cioè hanno in comune un lato, e i due lati che non sono in comune sono allineati. Allora sono adiacenti. Osservo immediatamente che i due angoli adiacenti hanno un'ampiezza complessiva di quanto? 180 gradi. Due angoli adiacenti formano un angolo piatto. Se due angoli hanno un'ampiezza che forma un angolo piatto, si chiamano anche supplementari. Alfa più beta è 180 gradi, supplementari. Se invece, quindi, come in questo caso, alfa e beta. Se invece la loro ampiezza forma l'angolo retto, 90 gradi, si chiamano complementari. Due angoli a cui ampiezza complessiva, la somma delle due, è 90 gradi, si chiamano complementari. Parliamo sempre di angoli consecutivi, attenzione. Se l'ampiezza dei due angoli dà come somma l'angolo giro, alfa più beta 360 gradi, si chiamano esplementari. Queste due rette formano quattro angoli.
alfa, beta, gamma, delta. Se, come in questo caso, i lati dell'angolo alfa, se prolungati, formano i lati dell'angolo gamma, i lati di gamma sono nient'altro che il prolungamento dei lati di alfa, allora alfa e gamma si chiamano opposti al vertice. Cosa significa che sono un prolungamento? Significa esattamente questo, se prendi un angolo, questo è alfa, questo è un lato di alfa, l'altro lato di alfa, li prolunghi, ottengo un altro, angolo, e questo angolo è opposto all'angolo alfa, opposto allo stesso vertice. Attenzione, questo è alfa, questo angolo non è opposto ad alfa, perché un lato è prolungamento ma l'altro no. In questo caso alfa e beta non sono opposti al vertice. Torniamo alla figura di prima, per la stessa ragione anche beta e delta sono opposti allo stesso vertice. Proprietà importante degli angoli opposti al vertice: hanno la stessa ampiezza. Qualunque coppia di angoli io consideri, alfa, beta, gamma e delta, alfa e gamma, in quanto opposti al vertice, hanno la stessa ampiezza. Perché? Beh, alfa e beta insieme formano un angolo piatto. Perché? Alfa più beta danno l'angolo piatto perché sono adiacenti, hanno in comune un lato e i lati non comuni sono allineati, ok? Ma anche gamma e beta sono adiacenti. Perché lo stesso ragione, hanno un lato in comune, gli altri due lati sono opposti, sono due semirette opposte. Ma se considerate che beta nella prima e nella seconda somma, quest'angolo è identico. Se ha una stessa grandezza, aggiungo due cose, due grandezze ignote che danno lo stesso risultato, necessariamente quello che aggiungo prima e dopo sono angoli della stessa ampiezza. Se ho lo stesso angolo, aggiungo due angoli e ottengo lo stesso risultato, quello che aggiungo nel primo e nel secondo caso non può avere ampiezza diversa. Ok? Gli angoli opposti al vertice sono angoli della stessa ampiezza. Chiaro? Utilizzando l'ampiezza posso classificare gli angoli. Se l'ampiezza dell'angolo è inferiore a 90 gradi, chiamo l'angolo acuto. Se l'ampiezza è maggiore di 90 gradi,
ottuso. Quando prendo le due spirette, quando sono solite, se le unisco nei due angoli, dei due angoli che ottengo, il primo, alfa, questo, posso chiamarlo anche convesso. Questo angolo è convesso. Perché? Perché non contiene il prolungamento dei suoi lati. Invece beta, che invece contiene il prolungamento dei suoi lati, si chiama concavo. Ripeto, se un angolo contiene il prolungamento dei suoi lati, che sono interni all'angolo, allora lo chiamo concavo. Se l'angolo non contiene il prolungamento dei suoi lati, lo chiamo convesso. L'avevamo già visto questo. Analoga proprietà vale per le figure geometriche di qualsiasi tipo, in particolare per i poligoni. Ricordate, abbiamo detto che cos'è un poligono. La figura geometrica che ottengo considerando una linea, una sezione di segmenti, cioè una spezzata chiusa non intrecciata. Spezzata chiusa, c'è una successione di segmenti, ciascuno consecutivo al successivo, ho una poligonale o una spezzata. Se il vertice del primo vertice del primo segmento coincide con l'ultimo vertice dell'ultimo, la spezzata è chiusa, okay? Non è intrecciata se non ho due segmenti che abbiano in comune punti diversi dagli estremi. Allora ho un poligono. E anche il poligono può essere, come in questo caso, cioè convesso. Ci sono tre definizioni equivalenti di poligoni convessi. Okay? Il testo è da questa. Il poligono è convesso se qualunque coppia di punti interni ai poligoni lo consideri, qui è Q per esempio, il segmento che li congiunge è interamente contenuto nel poligono, e cioè fatto tutto di punti interni. Allora è convesso. Prima definizione. Oppure, seconda, se tutti gli angoli interni, gli angoli interni sono quelli definiti dai lati, e in ogni vertice c'è un lato interno che è la parte dei due angoli, quello che fa parte del poligono, questo è l'angolo interno. Se ogni angolo interno è un angolo convesso, allora il poligono è convesso. Oppure, terza definizione, se qualunque lato lo consideri, il lato giace su una retta che divide il piano in due semipiani e l'intero poligono occupa uno solo dei due semipiani. Allora è convesso. Viceversa, il poligono è
scusate, è concavo se se in almeno un caso trovo due punti interni congiunti da un segmento che non è completamente interno al poligono. Basta che trovo anche una sola coppia di punti congiunti da un poligono, da un segmento che in parte è esterno. Allora è concavo. Oppure il poligono è concavo se almeno uno dei suoi angoli interni è concavo. Oppure, terza possibilità, se almeno uno dei suoi lati, come il lato AE, giace su una retta che divide il piano in due semipiani e il poligono occupa parte, in parte in un semipiano, parte nell'altro. Allora è concavo. Le tre definizioni sono equivalenti. Ok? Domande? Allora, ultimissima cosa di oggi, che differenza c'è tra queste due scritture, che sono sicuro avete già visto. Ah, visto due punti nuovi. Ah. Il primo scrivere di seguito i due vertici del segmento individua il segmento stesso. Cioè, questo è un insieme di punti. Tutti i punti della retta che era B che seguono A e precedono B, con A e B incluso. Questa invece è una lunghezza. Si riferisce a una caratteristica del segmento, è un numero. Cosa intende per lunghezza? La lunghezza è un numero che esprime un rapporto. Dire che AB è 5 cm, per esempio, significa dire che se prendo AB, questo segmento è divisibile in 5 parti, ciascuna delle quali misura un centimetro, cioè è l'unità. Questo 5 esprime quante volte si è contenuto in quello che vado a misurare. Se fosse un centimetro alto, poco importa. La lunghezza come numero esprime un rapporto
tra segmenti. Ok? Che può essere un numero intero, razionale, reale, ma sicuramente non è negativo. D'accordo? La stessa cosa se dico come la distanza tra A e B. La lunghezza del segmento AB è una misura delle loro distanze. La distanza di A da B è uguale alla lunghezza del segmento che li congiunge. Ok? Quali sono le proprietà di questo numero? Prendiamo due punti generici nel piano. Posso definire la distanza tra B in moltissimi modi, quindi abbiamo scelto uno. Qualunque modo io scelga deve avere questa proprietà. La distanza di A da se stesso è 0. Ogni punto dista 0 da se stesso, 0 in qualsiasi unità. La distanza è una proprietà simmetrica. La distanza di A da B è la stessa di quella di B da A. Non conta l'ordinamento, la distanza è lo stesso numero. E se A e B sono diversi, è un numero comunque positivo. Non ho distanza negativa. Poi, l'ultimo, se ho tre punti non allineati, A, B, C, terza proprietà, la distanza del primo dal terzo è inferiore alla somma delle distanze del primo, secondo, secondo, terzo. Si chiama anche diseguaglianza triangolare. Se però, quindi A, B e C non appartengono alla stessa rete, non sono allineati. Se però A, B e C sono allineati, se A, B e C appartengono alla stessa retta R, allora la stessa relazione vale per l'uguale. AC è lungo come AB più BC. La distanza del primo e del terzo è uguale a quella del primo, secondo, più secondo e terzo, se e solo se A, B e C sono allineati. In tutti gli altri casi, questa lunghezza è più corta della somma delle altre due. Ok? Tempo sta per finire, ci fermo qua. Ci sono domande? Thank you.